Ok, ti chiedo, visto che sei di Fuori dal Fossile, sì. Se ci spieghi in due parole di cosa si tratta e poi che ragionamento come Fuori dal Fossile state facendo sulla guerra. Allora, diciamo che la campagna per il clima Fuori dal Fossile si inserisce, diciamo, fa convergere una serie di movimenti che concordano sul fatto che le energie provenienti da fonti fossili vanno in ogni caso ad alimentare una tipologia di mercato che genera conflitto e tensione a livello internazionale. Sono Marco e sono in piazza per ribadire la necessità della pace in Ucraina. Ecco, ti volevo chiedere cosa ne pensi della posizione politica del governo italiano sulla guerra. Che, diciamo, sono abbastanza contrario, anche se è una posizione, diciamo, in linea con quella anche del precedente governo e legata molto alla NATO, ecco. Ecco, e rispetto all'invio di armi? No, sono contrario perché non è un modo per risolvere il problema in Ucraina, ovviamente riconoscendo il fatto che c'è un paese che è invaso un altro paese, questo è chiaro. Certo, e ultima domanda, che impressioni hai avuto dalla piazza di oggi? Molto partecipata e con tante sigle, quindi dimostra che c'è una trasversalità del bisogno di pace e spero che prosegua oltre questa giornata. Tanto chi sei e perché sei in piazza oggi? Sono Matteo, arrivo da Vercelli e sono qua perché la guerra è una follia, l'ha già dimostrato lo scorso secolo ed è giusto che si fermi, è giusto che l'Ucraina abbia il diritto di la sua integrità territoriale, ma non è con l'invio di armi che si risolve la questione. Così si producono sempre più morti, sempre più violenza e da una spirale crescente. Quindi è ora di dire stop alla guerra, stop all'invio di armi e far sì che le parti si siedano al tavolo delle trattative. Ok, ti ringrazio. Prego. Io sono Vanna, io sono Antonella, due sorelle che veniamo da Camusso, provincia di Bari. Sì. Siamo qui oggi a Roma per la manifestazione della pace. Sia la pace e non le armi, non la guerra. No all'invio delle armi e sì al negoziato. Anche perché adesso ci sono le sanzioni, le bollette. Allora, sono appena arrivato, quindi stavo ancora guardando i vari partecipanti alla manifestazione. Io sono arrivato con l'ACLI di Cuneo e la prima cosa che mi è stata detta, in realtà mi hanno detto no Putin, bene, non NATO, male, non condivido assolutamente. Però ho avuto anche invece qualcuno che è stato solidale, sempre dell'ACLI, invece concordava. Sul mio pullman mi sono trovato benissimo e niente, sono contento di vedere i sindacati, l'ARCI, tutte le varie associazioni che da sempre lottano contro la guerra, contro i guerrafondai. Grazie mille. Diciamo nel mondo cattolico voi siete delle ACLI, no? Immagino. Dell'ACLI proprio. Siete vicini a questo mondo, diciamo. Quindi, qual è il punto di vista prevalente sulla guerra all'interno del mondo cattolico? Quello che predica il Papa, quello che dice, insomma. Dal punto di vista del Papa è quello di fare un passo indietro sia da parte della Russia che dell'Ucraina. Solo che non dipende da noi piccoli, purtroppo ci sono persone più influenti che dovrebbero decidere. E dovevano pensarci prima, dal 2014, no? Che c'è stata la prima invasione dell'Ucraina, già da lì si doveva capire che